Buongiorno, benvenuti in un nuovo video. Qui c'è anche la piccolina. Io ho appena bevuto il mio cappuccino delle 10 più o meno. E, a parte che ultimamente Ludovica, quando faccio il cappuccino, ha paura del rumore della macchinetta. Non so perché, però tanti rumori le danno fastidio. La macchinetta del cappuccino, quando faccio il caffè, no, però quando attivo il cappuccino sì, quando frullo, che le frullo le verdure, ha paura lo stesso. L'altra volta sono rimasta con i capelli bagnati perché ha paura anche del rumore dell'asciugacapelli. Ero da sola, mi sono lavata i capelli, perché io di solito i capelli li lavo a parte. E quindi ovviamente li dovevo asciugare. Appena ho attivato l'asciugacapelli, si è messa proprio a piangere, ma a piangere forte. Mi sono dovuta fermare per forza e prenderla in braccio, perché veramente non ce la faceva. Quindi devo lavarli quando c'è mio marito a casa, per forza, perché sono rimasta appunto con i capelli bagnati, li ho dovuti legare e basta farli asciugare così. Pazienza. Ultimamente poi di giorno dorme pochissimo, massimo mezz'ora, se va bene 40 minuti, ma è raro. Quindi dorme poco, si sveglia sempre, poi la devo riaddormentare e magari dorme un'altra mezz'ora e poi si sveglia. Poi vi volevo ringraziare tantissimo per tutti i complimenti che mi avete fatto per le decorazioni autunnali. Mi piacciono un sacco quest'anno, mi piacciono veramente tanto, e dopo vado ad aggiungere anche un'altra cosa che dopo vi mostro. Poi siamo arrivati a 10.000 iscritti, anche se ci sono canali molto più grandi del mio, io sono contenta di questo traguardo e ringrazio soprattutto voi per il vostro supporto, per la vostra presenza, anche se ultimamente riesco a rispondervi poco. Perché così in questo periodo della mia vita non riesco a rispondere a tutti, avendo anche due canali, faccio veramente tanta tanta fatica, ci provo sempre, però purtroppo non riesco a rispondere a tutti. Però grazie veramente, perché i vostri commenti mi fanno sempre tanto tanto piacere e li leggo sempre. Cioè, leggerli, li leggo, infatti vi lascio magari il cuore, però non ce la faccio magari a rispondere in questo periodo, è così, magari più avanti poi ritornerò a rispondere come sempre. Quindi sono veramente contenta di questo traguardo e adesso niente, vado a preparare la pappa a Ludovica e ci aggiorniamo dopo. Abbiamo montato anche il seggiolone. Questa qui ovviamente la base è sempre la stessa, abbiamo tolto la sdraietta, abbiamo aggiunto il seggiolone, eccolo qui, noi l'abbiamo scelto bianco e poi ieri abbiamo messo anche la copertura, questa qui, e l'abbiamo scelta un grigio beige, così, molto carina, anche qui ovviamente dove è seduta. Eccola qui, così sta comoda. È vero, Ludo, che stai comoda? Non l'abbiamo presa della Stock perché costa un sacco. E ci sono tante altre che sono compatibili, ecco, quindi ne abbiamo presa un'altra, ma di un'altra marca, solo che non ricordo. Comunque è fatta molto bene. E poi papà ha acquistato su Amazon questi laccetti che servono per lasciargli i giochi qui sul seggiolone, così questi qua più pesanti non cadono a terra e non fa un casino. E devo dire che sono veramente comodi. Eccoli qua. Ne abbiamo altri. Adesso mio marito ha messo questi verdi e rossi
Sono costati 12 euro, quindi non poco, ma ce ne sono altri, non sono solo questi due, adesso ve li mostro. E così almeno si possono legare i giochi e non cadono, dato che ne butta uno ogni secondo, veramente. Tutina sporca, sempre sporca, ne dobbiamo lavare una ogni 10 minuti. Ne dovremmo lavare una ogni 10 minuti, ma non lo facciamo. Anche perché adesso deve fare la pappa, quindi la cambiamo dopo. È vero, Ludo? Questi qua sono gli altri laccetti. Ce ne sono 4 più 2 di là, sono 6. Ah no, uno l'ho messo nel passeggino, quindi 7. E eccoli qua, sono comodissimi veramente. Pappa di Ludovica pronta. Non ho ripreso perché con lei è molto molto complicato e l'ho dovuta fare di fretta perché si stava alterando un pochettino. Comunque siamo passati alla pastina e le sto dando le tempestine per ora, e con passato di verdure, carota, zucchina e patata, e poi il pollo che vado a cuocere tutto a vapore e poi frullo. Quindi ecco qui la pastina. Ci siamo posizionate, questo lo togliamo perché altrimenti lo sporchiamo. Qui abbiamo il telefonino. È vero, ti piace il telefonino, il tuo nuovo telefono? Mangiamo, dai. Ah, che buona. Poi abbiamo messo anche il parmigiano e l'olio d'oliva extravergine. Chi è che ti chiama? Chi ti chiama? Ah, brava. Brava! Comunque avremo pastina in casa per i prossimi 10 anni. Perché lei ogni tanto sputa, come tutti i bambini, e quindi avremo pastina per i prossimi 10 anni. Giusto, Ludo? Però è buona. Buona? Allora, finalmente Ludovica dorme, un po' di pace, e niente, adesso mi vado a sistemare un attimo la cucina perché c'è un po' di disordine, appunto perché prima ho cucinato, e poi voglio preparare le madeleine, e da un sacco di tempo che non le preparo perché ho lo stampo per farle, e quindi dato che è veramente da un sacco le voglio preparare. Dov'è? Ah, eccolo qua, questo qua nero. Vabbè, adesso lo prendo perché altrimenti faccio un casino. Allora, eccolo qua, con questo stampo vengono grandi, e mi sa che ci metto anche le gocce di cioccolato, comunque adesso vediamo. E Ludovica la pappa, la pastina, l'ha mangiata metà seduta sul seggiolone e metà in braccio, in piedi, e vabbè, però almeno l'ha mangiata, e diciamo che ancora con la pastina deve prendere un po' di confidenza. Preferisce la farina multicereali per adesso, però ecco, piano piano mangerà anche la pastina.
Allora, questo qua è il mio ricettario prima di fare il canale di Una favola in cucina, perché adesso lo sto utilizzando poco. Comunque, questa qui è la ricetta, questi sono gli ingredienti: 120 g di farina 00, 100 g di zucchero, 8 g di lievito per dolci, 2 uova medie, un pizzico di sale, 100 g di burro fuso, latte. 5-6 gocce di aroma di mandorla o scorza di limone. Io mi sa che ci metto l'aroma perché ce l'ho. Quindi adesso inizio a sciogliere il burro come prima cosa, così lo faccio intiepidire e poi vi faccio vedere tutta la preparazione. Allora, come avete visto, in questa ciotola ho aggiunto 120 g di farina 00, 100 g di zucchero, 8 g di lievito per dolci e un pizzico di sale. Adesso vado a dare una mescolata e poi a parte vado, sbatto le 2 uova e poi le aggiungo qui alla farina. Allora, Ludovica si è svegliata, cioè ha dormito boh, mezz'ora, adesso vado, vediamo se riesco a riaddormentarla, questo lo lascio un attimo da parte e poi comunque ho sbattuto le 2 uova, come avete visto, a parte, le ho aggiunte qui nella farina e poi ho aggiunto anche il burro fuso. Adesso do una bella mescolata perché ci sono ancora dei grumi e poi lo copro con la pellicola e lo faccio riposare in frigo per un'ora. Anzi, mi sono dimenticata, ma volevo aggiungere anche le gocce di cioccolato e le ho messe così a occhio più o meno. Thank you.
l'impasto è venuto un po' troppo duro perché ho messo meno burro, cioè ne avevo meno, ce ne volevano 100 grammi ma io ne avevo 85 perché l'ho pesato. Infatti sto facendo un po' fatica a spalmarlo qui. Comunque adesso vediamo come verranno, può essere anche che non verrà niente, vediamo. Che stavo dicendo? Niente, adesso le faccio cuocere a 200 gradi per 10 minuti in forno statico e poi a 180 gradi fino a doratura. E vediamo un po' che cosa verrà, perché in pasticceria le dosi devono essere precise, cioè se si sbaglia non vengono i dolci, quindi ci vuole veramente precisione. Vedremo, dai. Allora, eccole pronte, le ho lasciate un po' troppo in forno, potevo cuocerle di meno, però il gusto è buono. Solo che ero di là in cameretta che stavamo facendo la videochiamata con mia mamma e quindi le ho lasciate nel forno. E pazienza, però il gusto è buono. Magari adesso metto un po' di zucchero a velo sopra e domani ci faremo colazione. Oggi è una di quelle giornate che veramente non ne vuole sapere di dormire. Ti sei messa il ciuccio? Perché non dormi? Oggi niente, vabbè. Ho dormito veramente pochissimo. Quindi immagino che stasera... Infatti è nervosa. Quindi immagino che stasera sarò nervosetta. Sì, sì. Prepariamo la cena che sono le 5. Stasera facciamo risotto con tonno e pomodoro. Comunque ancora non ha fatto i denti. Niente, io pensavo che un mesetto fa più o meno era un po' irrequieta, ma ancora non li ha fatti. Ha fatto 7 mesi il 29 settembre, quindi da poco. Però niente dentini. Quando spuntano questi dentini? Chi lo sa? È da un paio di giorni che si mangia il ciuccio così. Da tutti i lati. Mettiti il ciuccio. Metti il ciuccio. Mettilo. Domani dalla pediatra dobbiamo andare. Devi fare il gioco pauroso. Lo sai? Dalla pediatra, come ti chiama? La dottoressa come ti chiama? Madame Ludovica. Eccola qui. Allora, ecco qui la novità che ho aggiunto per quanto riguarda le decorazioni autunnali. Ancora dobbiamo cambiare le tende, comunque vabbè. E niente, alla fine ho voluto cambiare anche i quadretti, qui questi tre quadretti. Ho trovato queste tre immagini su Shein, mi piacevano veramente tanto e quindi le ho cambiate. Adesso ve le faccio vedere per bene. Comunque ci stanno veramente benissimo. Dovevo mostrarveli nel video delle decorazioni, cioè mi dovevano arrivare per un paio di giorni fa, però poi hanno fatto ritardo e quindi ve li mostro oggi in questo video. Comunque, allora, la prima immagine è questa qui che mi piace un sacco, con tutte le zucche arancioni e bianche. Poi qui abbiamo questo paesaggio molto molto autunnale, bellissimo. E infine abbiamo quest'altra che con tutte le zucche, molto, diciamo, un'immagine di Halloween, ecco, bellissima, mi piace tantissimo. E niente, questa è la novità.
Adesso quasi quasi vi saluto, così vado a preparare la cena. Niente, ci vediamo la prossima settimana con un nuovissimo video. Vi mando un bacione grandissimo e se vi va vi aspetto come sempre giù nei commenti. Ciao!